Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un team che sto sperimentando da una bella manciata di ore. Ho provato a modificare un po' di cose, a vedere un po' di cose, poi l'ho portato in Abyss e adesso vi racconto la mia esperienza. È un team che ruota chiaramente attorno a Kazuha. Il mio Kazuha vi ricordo che è C6, ma non vi preoccupate, il gioco non è pensato, il team non è pensato per Kazuha C6, ma per la rotation che hanno i personaggi. Ho una Jade Cutter, come vedete ho delle statistiche piuttosto elevate, nonostante l'elemento mastery alta, ovviamente full Viridis and Venerer, la costellazione, ripeto, non fate finta di averlo costellazione 1, va bene lo stesso, ma 2. Con Sacros non avevo bisogno del Viridescent, ho optato per una build full Elemental Mastery con il Sacrificial Fragment, anche in questo caso perché il Trilling per rotation mi dava un po' di noia, quindi ho messo 2 Viridescent e 2 Wanderers. I Viridescent in realtà sono interscambiabili con altri set, ma va bene. Costellazione 6, talenti come vedete non upatissimi, lei purtroppo è al 70, quindi gli Swirl sono molto più bassi. Albedo è il suo set con la sua arma, ha il, diciamo, la build pensata per fare il supporto e mi serve per Elemental Mastery della Burst, per supporto allo scudo con Diona e per tutto quello che mi dà di energia di ricarica. Con Diona sono andato in una build, tolto l'Elegy for the End perché il Sacrificial era un po' scontroso secondo me in questo Abyss con tutti quei manchi, ho messo 2 Tenacity e 2 Ossian per l'Healing Bonus, anche lei costellazione 6, la costellazione 6 mi serve per l'Elemental Mastery aggiuntiva. E poi ovviamente i talenti come vedete sono così, lei è 80, non è esageratissima ma è un buon ruolo. Nella prima stanza non ho avuto grossi problemi perché ho davvero, praticamente non sono dei personaggi, sono dei raccoglitori, tra Sacros e Kazuha fanno veramente quello che vogliono, come vedete le svirlate eccetera sono tutti colpi molto forti, Kazuha comunque sa dire il suo da DPS alla grande, ripeto non badate alla costellazione, è chiaro che vedrete magari danni più alti rispetto al vostro caso se non ce l'avete vestito come il mio o di questa costellazione, è chiaro, ma non vi preoccupate. Perché questo tipo di rotation può farla tranquillamente anche a costellazione 1. La costellazione 2 è preferibile per un discorso di Elemental Mastery, ma in generale potenzia i danni, punto. La costellazione 6 gli permette di fare i danni anche, vedete, questi numeri non li vedrete perché non avete la costellazione 6, i numeri degli attacchi automatici, eccetera, ma non vi preoccupate. Ho continuato la stanza, sono andato a fare rotation, questa è stata abbastanza liscia. Avevo paura di beccare qualche problema, diciamo, verso il fondo, come rotation, come batteria, eccetera, ma nonostante non avessi il Sacrificial su Diona, eccetera, il numero di particelle che si generano, specialmente con così tanti nemici, mi ha permesso, tolto qualche volta Albedo, di avere l'Elemental Burst quasi sempre a portata di mano e quindi molto comoda in termini di danno. Nella seconda stanza, quindi nella Chamber 2, nella prima parte, c'erano questi cosetti, gli albedo dei vari elementi, quindi mi sono scontrati con il mio albedo. E di nuovo qua, pochi nemici, tutti vicini, li si possono aspirare, questo è stato veramente un gioco da ragazzi e proprio il team è capacissimo di fare dei danni incredibili con questo tipo di nemici, specialmente con elementi differenti dove poi tutto quello che assorbe Kazuha diventa reazioni senza neanche richiedere elementi particolari, perché tanto assorbe da una cosa, scende con l'altro, fa le peggio cose, dopo vedrete anche con l'elettro. Nella terza stanza mi sono ricordato, ahimè, di questo piccolo problema. I due Herald Pyro sono stati fastidiosi, perché nonostante avessi comunque molte reazioni di questo tipo, avere il ghiaccio, avere l'animo, per quanto potesse servire con un po' di geo, mi ha permesso di farli fuori abbastanza velocemente in quella che è stata la prima fase del combattimento, quindi non ho avuto grossi problemi, ho fatto le cose come dovevo, ripeto, sono andati giù, vedete, abbastanza velocemente, non ci ho impiegato chissà quanto tempo, però il problema è arrivato durante l'eliminazione dello scudo. In questo momento ho fatto veramente molta fatica col team, e tanto da provare, ho detto, ok, così ho fatto qualche try, ho fatto qualche test, qualcosina mi piace, ci riesco, magari con un team più performante dall'altra parte riesco a risicare i tempi, con una Sacros magari al 90 si riesce a migliorare il tutto, però di base ci stavo veramente mettendo troppo, nonostante tutto, perché evidentemente sul Pyro non ero così efficace senza reazioni che coinvolgevano magari meglio gli elementi. E quindi alla fine della fiera ho optato per un... Ci dovevo provare, ho tryhardato a manetta perché dovevo capire se stava funzionando davvero o se ero solo io a giocare male, e in parte sì, però ho detto vabbè, ok, no, non gliela fo, poi ho velocizzato tutto chiaramente per darvi un attimo di cose in più, per non farvi vedere troppa roba insieme, ho detto ok, cambio team, switcho e giro semplicemente i team. E mi sono anche ricordato poi che a 20 ce l'avevo senza il set, ma va bene, ce l'abbiamo fatta. Questo è stato invece quello che è successo dall'altra parte, quindi 12-1 però, seconda stanza, qua ci siamo arrivati come vedete, con le Ruingard, e nel momento in cui sono diventato elettro è tutto diventato un macello. Come vedete Kazuha prende e in trappola fa quello che gli pare, e poi c'è stata la mia provata bellissima con Albedo che ha fatto schifo, e poi vabbè Kazuha prende e distrugge perché assorbe gli elementi e diventa tutto più forte, molto semplicemente, questo lo fa a prescindere dalla costellazione 6. Ovviamente la stanza 2 della 12, la 12-2 scusate, la stanza 2,
è stata abbastanza semplice, perché qua c'erano di nuovo gli elementi, tutti vicini, con gli scudi ho potuto giocare molto bene con quelli che erano, insomma, i poteri dei miei personaggi e tutta la sinergia che c'era, quindi questa stanza è stata abbastanza semplice. Il Pyro Herald si è allontanato un pochino dagli altri, quindi ho fatto un pochino di fatica in più su di lui, però di base poi i tempi sono stati abbastanza soddisfacenti. Avere questo team, specialmente con questa rotation che non mi ha dato grossi problemi come energia, mi ha aiutato abbastanza a fare tutto in tempi, insomma, in tempi decenti. Qua, come vedete, si sono un po' allontanati, ho fatto un po' fatica anche perché quando sono vicini così, cioè quando con lo scudo è difficile aspirarli come si fa normalmente, e quindi ho dovuto fare un po' di gioco. Però uno è andato, l'altro gli ho buttato quel poco che mancava, e poi lui è rimasto, diciamo, quello più fastidioso da fare. Per fortuna aveva poca energia, ma avendo tanto tempo a disposizione, al posto di buttarmi con 57 bar, sto detto ok, mi metto a posto, mi sistemo all'altra stanza e lo butto giù lo stesso, tanto c'ho tutto il tempo del mondo e mi preparo per avere le burst pronte per la prossima stanza. Quindi qui ho fatto semplicemente un gioco d'astuzia per riuscire a fare meglio la stanza successiva. Avevo paura dei Pyro, avevo molta paura dei Pyro Herald della prima stanza, molta molta, però ce l'ho fatta. Questa è la fine di tutto quanto, avevo un minuto e mezzo circa e ho fatto semplicemente la rotation come dovevo farla. Qua sono entrati loro, avendo Diona, avendo Kazu, avendo gli Swirling, cioè potevo fare veramente quello che volevo, quindi i danni c'erano. E ripeto, non avere Kazu a C6 può sicuramente darvi qualche noia, però avendo una Sakura magari a livello 90 con delle cose un po' più decenti, ricordo che gli Swirl si scalano anche sul livello, quindi questa cosa è importante. Avere un albedo molto più performante del mio, che è un po' scarsetto, immaginate di togliere quello che non riuscite a fare con le costellazioni aggiuntive mie di Kazuha e di aggiungerci quello che è il danno, magari migliore dei vostri albedo e della vostra anche di Diona volendo, ma in generale di albedo e di Sakura. Questo è una cosa da tenere in conto. I miei personaggi, Kazuha è vestito molto molto bene, gli altri sono vestiti un po' con le pezze, ok? Un po' con le pezze. Sakura è quasi quasi dignitosa, ma essendo il 70 chiaramente non riesce a essere super performante da questo punto di vista. È solo buona, mi serviva come battery, e usando il sacrificial sono riuscito a fare abbastanza bene. Qua siamo arrivati più o meno alla fine, come vedete c'è poco, c'è 20 secondi, ma ce l'ho fatta, insomma, abbastanza tranquillo. E questo è quanto, diciamo, ragazzi. Ho fatto questo test. Il team mi piace molto come rotation. È un team dove bisogna giocare un po' di più. Non è quel team dove si tiene tutto a tetto, cioè con lo scudone, con la cura, che se ne frega. Però è un team divertente, con pieno di effetti, pieno di spaccio di reazioni, tutte generate da quello che si trova in giro, più quello che il ghiaccio ha applicato, con un po' di scudi, con un po' di cure sufficienti, è tutto molto figo. Io spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di lasciare un like e un commento, così mi dite cosa ne pensate. E noi ci vediamo al prossimo videozzo. Ciao ragazzi!